Alessandro Mazzu, siamo a Napoli, città della scienza, un'iniziativa come Web App Date. Quanto può essere importante per la comunicazione e il marketing? Beh, noi ci proviamo, nel senso che ci sono relatori che, diciamo, da più punti di vista portano delle informazioni, delle conoscenze, quindi formano le persone che sono qui in sala. Diciamo che ci proviamo perché i temi sono sempre innovativi, sono sempre nuovi, e quindi può essere un evento che può, insomma, avere una certa valenza. Quali sono gli obiettivi nel futuro? Beh, gli obiettivi sono sicuramente quello di continuare a organizzare Web Update una volta l'anno e, perché no, organizzare magari anche tra questo evento annuale anche tanti altri piccoli eventi che possano fungere un po' da corollario all'evento centrale. Ecco, tu hai il polso della situazione, il mondo della comunicazione e del marketing cambia, come sta cambiando e come devono attrezzarsi le aziende? Beh, questa è una bella domanda, nel senso che cambia molto velocemente, perché oggi quasi tutto è web, quindi il web è evoluzione, continua evoluzione, quindi è sempre più rapido. Come devono fare le aziende? Beh, ci sono tante cose che bisognerebbe fare. Innanzitutto utilizzare gli strumenti che il web mette a disposizione, molti dei quali sono anche gratuiti. Basterebbe semplicemente fare un po' di attenzione a monitorare l'andamento delle ricerche riguardanti i prodotti o servizi che un'azienda offre. Insomma, ci sono tantissime cose che si possono fare. A eventi come questo cerchiamo appunto di dare qualche piccola risposta a tutte queste domande. Alessandro, si parla tanto di social network, quanto sono importanti? I social network sono fondamentali perché creano un nuovo rapporto tra utente e azienda, non c'è più l'azienda che parla direttamente all'utente, ma si creano delle community all'interno delle quali gli utenti possono parlare di come si sono trovati utilizzando i prodotti o servizi dell'azienda, quindi c'è un rapporto che ha messo l'utente al centro della comunicazione dell'azienda. Ultimissima domanda, sì. Un messaggio importante da Città della Scienza, cioè voi volete contribuire alla rinascita, sì, di Città della Scienza? Noi vogliamo contribuire, contribuiremo assolutamente e stiamo cercando di spingere anche gli altri, tutti i partecipanti, gli amici del Web Update, a fare una sottoscrizione pubblicizzando anche l'SMS, il numero di SMS a cui fare una donazione.